Grandissimi ragazzi, bentornati qui con me Chef Fabio nella Cucina per Tutti per un nuovo appuntamento. Come ben sapete dalla mia pagina Instagram La Cucina per Tutti 1.0 ci stiamo dedicando questi giorni alla preparazione di qualcosa di buono e di goloso con la frutta secca, con le mandorle, con le nocciole, buonissimo. Io oggi per voi preparerò le mandorle pralinate, cioè veramente sono fantastiche. A me piaceva tantissimo, ora sono in Toscana, ma quando ero a Milano, in questo periodo di festa, in questo periodo di dicembre e d'inverno, ad andare in quei chioschi dove vendono queste mandorle pralinate buone, che si sente il profumo fin da lontano. A voi vi piacciono le mandorle pralinate? Io vi assicuro che il risultato, se seguite tutti quanti i passaggi, vi verrà davvero bene. E quindi prima di andare a degustare insieme, mettiamoci al lavoro e prendiamo nota, perché questo è un tutorial, perché i fornelli ci aspettano. Ci vogliono pochissimi ingredienti per realizzare queste mandorle pralinate. Allora, 100 g di mandorle sgusciate, 100 g di zucchero semolato, 50 ml d'acqua e dell'aroma di vaniglia. Vediamo il primo procedimento. Prima di andare in padella, tostiamo le mandorle, quindi accendiamo il forno a 190 gradi. Nel frattempo ci prepariamo una placca da forno dove andremo ad adagiare le mandorle. Ora che il forno ha raggiunto la temperatura, inforniamo le mandorle per andarle a tostare. Ci vorranno 5 minuti. Le mandorle sono pronte, sono state ben tostate. Ora in una padella antiaderente le vado ad inserire. Metto anche lo zucchero, l'acqua e la vaniglia. È arrivato il momento di accendere il fuoco. Mi raccomando ragazzi, fuoco basso. La cosa importante per questo tipo di preparazione è continuare a mescolare. Questa è una fase davvero molto delicata perché, come vedete, lo sciroppo si sta restringendo parecchio. Fra poco vedremo proprio il nostro zucchero che diventa sabbiolina ed è lì che dovremo stare particolarmente attenti. Dobbiamo spegnere un attimo il fuoco e continuare a mescolare le mandorle. Ecco, vedete? Spegniamo il fuoco e continuiamo a mescolare. Ho rimesso le mandorle, ragazzi, sul fornello. Come vedete, le mandorle stanno cominciando a formare la pralinatura sulla parte esterna. Questo perché? Perché lo zucchero, come vedete, sta cominciando di nuovo a sciogliersi e a formare il caramello. Ed è qui che dobbiamo stare attenti, continuare a mescolare e poi le possiamo andare a mettere sulla carta da forno per farle raffreddare. Come vedete ragazzi, le mandorle sono finalmente fredde. Io ho preparato un bel sacchettino elegante, quello da dolci, quello per i biscotti. Metto le mandorle a mano, come vedete, così eviterò di mettere tutte le bricioline, tutti i cristalli di zucchero rimasti. Ma non sono bellissime ragazzi, guardate come si è attaccato lo zucchero sulle mandorle, davvero perfette sono. E visto che l'abbiamo preparato noi, una bella etichetta con scritto fatto a mano ci sta davvero bene. Che ve ne pare ragazzi? Vi piace? Una bella confezione pronta per un regalo a qualche amico. Ci ritroviamo finalmente per la prova dell'assaggio ragazzi. Mi raccomando, i passaggi sono fondamentali perché ci permette di avere questo risultato. Beh, io direi andiamo ad aprire la confezione, insomma vediamo un po' come sono venute. Ma intanto ditemi, vi siete divertiti? Fatemi sapere nei commenti come vi sono venute, se avete avuto facilità nel prepararle, insomma fatemi sapere. Ah, mi raccomando, seguitemi sulla mia pagina Instagram La Cucina per Tutti 1.0. dai, andiamo a sentire un po' come sono venute. Guardate che belle, sentiamo un po'. Ma poi ragazzi, come vi dicevo anche all'inizio, io sentivo il profumo da lontano quando vedevo quei chioschi, che si sentiva un pochino quella aroma di vaniglia e noi l'abbiamo messo in questa preparazione. Vi dico che ho appena aperto
la confezione si sentiva tanto, ma anche in bocca si sente tantissimo l'aroma di vaniglia, sono equilibrate eccetera, insomma basta, non dico più niente, me le vado a mangiare tutte. Riproponete questa ricetta alla vostra famiglia e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!